Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Un attore di origini siciliane, il cui successo è arrivato grazie a tanti ruoli interpretati in 20 fiction televisive. Lorenzo Crespi, dopo essersi trasferito a Milano all'età di 16 anni, ha iniziato prima a lavorare in qualità di modello e successivamente in qualità di attore. L'esordio arriva nel 1995 e, solo l'anno successivo, viene scelto da Dario Argento per ricoprire un ruolo nella Sindrome di Stendhal. Con il passare degli anni, Lorenzo Crespi è stato in grado di ottenere sempre più ruoli in fiction importanti. Grazie al suo talento, è riuscito ad acquisire il consenso del pubblico e farsi apprezzare ogni volta sempre di più. Nel 2014, Lorenzo Crespi ha preso parte anche a Ballando con le Stelle in qualità di concorrente. Questa però è stata l'ultima sua esperienza televisiva, in quanto a causa di alcuni problemi di salute ha abbandonato il mondo dello spettacolo. Oggi si torna a parlare di lui, in quanto attraverso un tweet sui social, l'attore siciliano ha fatto una rivelazione che ha sconvolto tutti. La notizia è riportata dal sito Il Sussidiario. Ecco di cosa si tratta. La notizia scioccante di Lorenzo Crespi. Lorenzo Crespi ha passato 4 anni a curare la sua malattia, ma ha fatto preoccupare tutti dicendo che ormai per lui è raggiunto il momento di abbandonare la vita terrena. Un tweet in cui ha scritto semplicemente «Sto per morire», servito per attirare l'attenzione del pubblico in modo da poter continuare con le sue rivelazioni sconvolgenti. L'attore ha rivelato di aver avuto una relazione clandestina nel corso della sua vita con un personaggio del mondo dello spettacolo molto celebre e impegnata in quel momento in un'altra relazione. «Mi ero avvicinato a quella donna perché come me in quel momento distrutta visto che in casa non aveva un uomo. Non sapevo chi fosse lui. E ho iniziato il tutto. La relazione è finita un anno prima di sposarsi, quando i due si sono confrontati invece di dire tutte le corna che si erano messi entrambi. La signora ha fatto solo il nome mio. Facendo iniziare da parte di lui una campagna d'odio nei miei confronti enorme in Rai, tutti sapevano, nessuno parlava, persino le parrucchiere della Clerici nel 2012 sapevano di questa relazione e io non avevo detto niente a nessuno. La donna in questione non è altro che Paola Perego, la quale nel momento in cui intratteneva una relazione con Luciano Crespi era impegnata con un altro uomo, ovvero Lucio Presta. Insomma, si è trattato di una rivelazione davvero sconvolgente perché nessuno si sarebbe mai aspettato. Chissà ora come andrà a finire tutta questa storia e quali saranno i risvolti della situazione. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.